In studio, Viviana Sammito. Buonasera, l'avete sentito dai titoli in apertura? Vi parliamo dei funerali che sono stati celebrati oggi pomeriggio nel Duomo di Catania del militare della Marina di 43 anni Stefano Paternò, deceduto circa 12 ore dopo la somministrazione della prima dose del vaccino AstraZeneca. Tanta la commozione tra la folla in piazza, il feretro è stato seguito dalla vedova Paternò, Caterina Arena, insieme con i due figli di 14 e 11 anni. Vediamo il servizio. Un funerale in alto uniforme per l'ultimo saluto al 43enne Stefano Paternò, sottufficiale della Marina Militare di Augusta, deceduto circa 12 ore dopo la somministrazione della prima dose di AstraZeneca. Alle 16 sono arrivati in piazza Duomo a Catania, dietro al feretro, la vedova Caterina Arena e i due figli di 14 e 11 anni. Sono loro che hanno chiesto alla madre di fare giustizia, perché vogliono sapere il motivo per il quale è morto il loro papà. Il feretro è stato accompagnato dai colleghi in uniforme fino all'altare, dove a concelebrare la messa è stato Don Alfio Lipera, parroco della chiesa di Santa Bernardetta di Mister Bianco, paese etneo dove il militare, che era originario di Corleone, viveva con la famiglia. L'omelia di Padre Alfio è incentrata sulla fede come unica speranza in Dio, che abbraccia tutti, soprattutto nei momenti di dolore, come quello che sta attraversando la famiglia di Paternò. Di un Dio che non è insensibile, di un Dio che ci ama e che ci è vicino soprattutto in questi momenti di dolore. Anche Gesù nel Vangelo piange e si commuove, e Dio ci mostra oggi la sua benevolenza, stendendo le braccia sulla croce, abbraccia ogni uomo, abbraccia l'umanità intera e abbraccia in modo particolare questa famiglia che soffre in questo preciso momento. E questa parola ci mostra che la benevolenza di Dio sicuramente aiuta anche la nostra fede. Tante le corone di fiori, un applauso fuori dalla cattedrale da parte della folla presente in piazza Duomo a Catania, salutato il feretro del sottufficiale. Tra la commozione generale, con dei palloncini bianchi lasciati volare in cielo alla presenza della vedova Caterina Arena e dei suoi due figli. Per la morte di Stefano Paternò, la procura di Siracusa ha sequestrato il lotto AstraZeneca e ha aperto un'indagine per omicidio colposo a carico di 4 indagati. Si deve stabilire se c'è un nesso causa-effetto, cioè se il vaccino ha provocato il decesso del 43enne Stefano Paternò, che non aveva alcun tipo di patologia. A chiedere giustizia per la famiglia Paternò, gli avvocati dello studio Seminara e Associati. Parliamo ancora del vaccino AstraZeneca, perché il governatore della regione siciliana Nello Musumeci spera che venga dato ufficialmente il via libera dall'Agenzia Europea del Farmaco alla vaccinazione con AstraZeneca, una volta accertata l'inesistenza di correlazione tra i decessi di questi giorni e la somministrazione del vaccino, potremo proseguire regolarmente la campagna vaccinale. E non solo, chiederemo al Ministro per la Salute, Roberto Speranza, ha continuato il governatore, di poter somministrare AstraZeneca a chi ne farà richiesta, perché se dovesse risultare un farmaco innocuo, come tutti ci auguriamo, abbiamo necessità di incoraggiare la gente ad accostarsi a questo vaccino, superando la naturale diffidenza di questi giorni, così il presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Parliamo ancora del vaccino AstraZeneca. C'è molta preoccupazione dopo lo stop precauzionale da parte dell'AIFA anche a Scicli, zona rossa da 2 giorni, e a esternare la propria preoccupazione proprio il sindaco Enzo Giannone. Facciamo il punto in questo servizio. I contagi da Covid-19 con le varianti aumentano, mentre le ASP avevano prospettato un'accelerazione nelle somministrazioni dei vaccini per raggiungere l'80% che serve per ottenere l'immunità di gregge. Lo stop precauzionale dell'AIFA sui vaccini AstraZeneca ha messo in crisi la campagna vaccinale. Si attende giovedì il responso dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, per il benestare o meno del vaccino sperimentato all'Università di Oxford, ma il lavoro più impegnativo è quello emotivo: riuscire a tranquillizzare la popolazione
sulla qualità e sull'efficacia del siero AstraZeneca. Le preoccupa questa circostanza che al momento l'AIFA ha sospeso in via precauzionale il vaccino AstraZeneca, soprattutto alla luce dell'aumento dei contagi in città? È una notizia che ha una ricaduta importantissima, come tutti noi sappiamo, perché è il vaccino su cui si fa maggiore affidamento per larghe fasce d'età, a partire dalla scuola. Insomma, in questo momento in Sicilia si stanno vaccinando tutti gli operatori scolastici. Quindi è una tegola che cade, in un momento già di per sé difficile e che potrebbe indurre, come pure stamattina ho sentito dire da diversi cittadini con cui ho parlato, a un aumento del pessimismo circa il futuro. Lei da dirigente scolastico, da professore, si è vaccinato. Io da dirigente scolastico mi sono Con AstraZeneca. vaccinato. Mi sono vaccinato purtroppo, questa è una cosa che dico qui per la prima volta, con AstraZeneca, e mi sono vaccinato con il lotto che è stato sequestrato. Ho avuto qualche piccolo problema per qualche giorno, ma confidiamo, nella scienza. Sindaco, recentemente il commissario per l'emergenza coronavirus, il generale Figliuolo, ha detto: date il vaccino a chi dà, a chiunque, sa chi dà la disponibilità immediata anziché buttare queste dosi. Vi sentite un po' sollevati rispetto a quello che è successo a Scicli? Quello che è successo a Scicli, diciamo, è stato, come io ho sempre detto dall'inizio, è stato un momento di confusione, una falla in un sistema iniziale in cui probabilmente un po' tutti, anche dall'alto, si davano indicazioni, di natura diversa. Quindi presi in qualche modo dalla necessità, dalla voglia, insomma, di partire, di fare i vaccini, si sono create sicuramente, si sono creati dei problemi. Quindi non è tanto sentirsi confortati in questo senso. Più che altro, dalle parole del generale Figliuolo, io trarrei, insomma, un altro tipo di messaggio, quello che è necessario vaccinarsi. È necessario vaccinarsi tutti e farlo quanto prima, nella speranza che i vaccini arrivino. Secondo giorno di zona rossa a Scicli, già la Polizia Municipale ha levato 4 verbali, 3 per aver violato l'obbligo del divieto di spostarsi all'interno del proprio comune, salvo che per motivi di comprovata necessità, salute o per lavoro, e uno un soggetto non risultato positivo al Covid, ma sottoposto a quarantena precauzionale dell'ASP, che si è allontanato dalla propria abitazione. 150 è il numero delle persone vaccinate questa mattina all'hub provinciale di Ragusa. Sentiamo Veronica Puglisi. Prosegue la campagna di vaccinazione all'interno dell'hub provinciale allestito nei locali dell'ex ospedale civile di Ragusa. Alle 12.30 di questa mattina sono state vaccinate 150 persone della fascia di età compresa tra i 70 e i 79 anni e sono state somministrate le seconde dosi di vaccino. Il dottor Giovanni Ragusa, responsabile del centro Hub, ci spiega come sta avvenendo la vaccinazione dopo la sospensione del vaccino AstraZeneca e chiarisce alcuni dubbi della popolazione. Rispetto al numero di pazienti che sono stati vaccinati con AstraZeneca, non c'è una forte percentuale di effetti collaterali. Il primo vaccino AstraZeneca, seconda somministrazione può essere anche un altro vaccino? No, a mio modo di vedere no, perché il vaccino AstraZeneca non funziona come quello ad RNA, quale il Moderna e il Pfizer. Se malauguratamente l'AstraZeneca viene tolto dal commercio, cosa che io non credo, però non sono, ripeto, nessuno per saperlo, e si ridovranno fare la vaccinazione con quella d'RNA. Dopo la sospensione temporanea del vaccino AstraZeneca, Poste Italiane precisa che i cittadini rientranti nel target 70-79 anni, appartenenti a codici di esenzione specifici ad aree patologiche individuate da appositi elenchi, che si sono prenotati nei giorni scorsi, non possono al momento procedere a modificare la registrazione. Il dottore Ragusa interviene anche su questo punto. Cioè, non la possono cambiare perché rimangono prenotate. E quando vengono qua, siccome stiamo lavorando con il vaccino Pfizer, faranno il Pfizer.
E da oggi è operativo anche il centro vaccinale di Trapani, realizzato all'interno del centro polifunzionale per l'integrazione degli immigrati in via Salemi. Noi speriamo che a breve venga ufficializzato il nuovo via libera dell'Agenzia per il Farmaco a favore di AstraZeneca, ha detto il presidente della regione Musumeci. Il nuovo hub trapanese può contare su 20 box vaccinali in cui sono impegnati oltre un centinaio di addetti per personale medico, 20 unità, 40 infermieri, 20 operatori sociosanitari, oltre 32 amministrativi. Una dozzina le postazioni mediche per l'anamnesi e l'autorizzazione al vaccino, una sala d'attesa, l'area di osservazione post vaccino e ancora 10 desk per la registrazione degli utenti, altrettanti per il rilascio certificati. Elaborare il lutto per la perdita di un caro congiunto a seguito del coronavirus è uno degli aspetti più difficili da affrontare in questo momento di pandemia. Noi abbiamo parlato con un esperto, lo psicologo Gianluca Mancuso. Sentiamo. I dati relativi ai decessi da coronavirus non sono dei semplici numeri, ce l'hanno delle persone, ciascuna con una propria storia. Elaborare un lutto in questo momento di pandemia diventa ancora più difficile per la scomparsa di un familiare a causa del coronavirus, soprattutto se si tratta di una persona deceduta in ospedale, senza che i familiari abbiano potuto parlarvi per giorni o salutarlo dignitosamente. Ne abbiamo parlato con il dottor Gianluca Mancuso, psicologo del CRT, il Centro Regionale Trapianti, solitamente impiegato per fornire sostegno ai familiari in merito alla questione dei trapianti degli organi a supporto del reparto di terapia intensiva dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Ci sono tantissimi casi in cui praticamente tu vedi un tuo parente andare in pronto soccorso con i suoi piedi e poi praticamente non potervi dare neanche l'estremo saluto. Un momento particolarmente toccante, spiega il dottor Mancuso, è quello in cui avviene la restituzione degli oggetti personali delle persone decedute nel reparto. Gli oggetti hanno un'importanza unica, sia in entrata per creare ancora un filo intimo con i propri familiari, e sia in uscita perché rivedere delle foto, rivedere degli oggetti del proprio congiunto in quel momento a livello di potere consolatorio purtroppo è importante. Naturalmente il supporto è dedicato anche a chi si trova fisicamente e psicologicamente provato nel momento del ricovero. Purtroppo questi pazienti sono sottoposti a un tasso altissimo di mortalità. In questo cerchiamo appunto di coinvolgere sia i medici che gli infermieri nel processo attivo di comunicazione e soprattutto di coinvolgere quelli che sono i loro familiari che, dato l'isolamento sociale, ovviamente non possono stargli vicini. Il personale medico in prima linea nella lotta al coronavirus è quotidianamente testimone di storie di questo tipo. Per questo motivo intende sensibilizzare al rispetto delle regole. Tante volte dico questo, specialmente alle persone più giovani, dico: ci sono tantissimi pazienti qui in rianimazione che vorrebbero praticamente vivere 10 minuti della vostra normalità. È un nostro dovere, una nostra responsabilità, il fatto di cautelare gli altri. Nuova protesta dei lavoratori della ristorazione questa mattina a Catania dopo la decisione del governo nazionale di dichiarare la zona arancione in Sicilia, ed è prevista anche una marcia su Roma. Ce ne parla Sara Donzuso. Una marcia su Roma per rivendicare i propri diritti è quello che vogliono fare i ristoratori siciliani, stanchi di sentirsi presi in giro da una politica che non guarda le esigenze dei lavoratori, hanno detto stamattina durante una protesta a Catania. In 12 mesi hanno lavorato solo 4, ma le spese continuano ad esserci e non si può puntare il dito solo contro questa categoria, hanno detto ai nostri microfoni. Tutti sanno, senza aver fatto un lockdown serio, questa cosa non può e non potrà mai finire. Noi siamo stati usati come alibi, come capro espiatorio per la loro incompetenza. Adesso basta. I negozi dei cinesi sono tutti aperti in Italia. Cosa dobbiamo fare? Ce ne dobbiamo andare in Cina? Quanto deve continuare ancora questo stillicidio verso la nostra categoria? Ma forse ci odiano. Cosa abbiamo fatto? Noi vogliamo essere equiparati come gli altri lavoratori dei mercati, dei supermercati, delle macellerie, dei panifici, delle pollerie, negozi di abbigliamento, negozi di scarpe. Se loro li fanno chiudere, chiudiamo anche noi. Se loro sono aperti, è giusto che stiamo aperti anche noi. Ma vi rappresentate quanti dipendenti e quanti collaboratori se abbiamo a casa che ancora aspettano una fantomatica cassa integrazione?
Adesso noi abbiamo deciso che tutte queste proteste in tutta Italia forse non sono servite a nulla. Noi adesso da tutta Italia ci dobbiamo portare a Roma. C'è anche chi non se lo può più permettere di andare a Roma e cerchiamo anche degli sponsor, qualcuno che possa pagare anche qualche pullman, perché noi dobbiamo andare al Parlamento, dobbiamo andare là davanti e non farli più entrare a lavorare, perché se non lavoriamo noi non devono lavorare nemmeno loro, perché non ci considerano. Ristoranti chiusi, e arriva anche la notizia di un distanziamento di 2 metri quando si mangia. Questo ovviamente diminuisce il numero dei coperti qualora si possa riaprire. È un ulteriore beffo, un ulteriore danno che danno a noi ristoratori. Noi non siamo portatori di virus. Al ristorante si viene, si è distanziati, mangi senza la mascherina, sei distanziato, punto, è finito. Ci devono fare ritornare a lavorare, vogliamo la nostra dignità. Io sfido chiunque a non lavorare per un anno e lavorare solo per 4 mesi. Noi abbiamo ricevuto 4 mesi di stipendio, però abbiamo le spese di un anno addosso, le spese di un anno. Signori, basta, basta, si marcia su Roma. Attimi di tensione questa mattina a Comiso, dove in tarda mattinata un trentenne ha minacciato di darsi fuoco davanti al palazzo di città. Secondo una prima ricostruzione, pare che l'uomo, un extracomunitario, sia andato in escandescenza al diniego dell'usciere di poter incontrare immediatamente il sindaco, dopo essere stato invitato ad attendere il suo turno a registrarsi. Il trentenne, dopo essersi cosparso di alcol, si è guadagnato l'accesso da un altro ingresso raggiungendo la porta dell'ufficio del sindaco, dove è stato bloccato. Prima di essere ricevuto ha consegnato una bottiglia di alcol all'accendino. Alla base del suggesto potrebbero esserci motivi economici, accertamenti in corso da parte degli uomini del locale commissariato di Polizia di Stato, sul posto i vigili del fuoco, l'ambulanza del 118 e una volante che sta accertando la dinamica dei fatti. Andiamo ad Aci Castello, dopo un altro evento, questa notte sull'Etna con boati e tanta cenere lavica. Ogni volta che accade un parossismo sull'Etna c'è una ricaduta di cenere. Siamo abituati a vederla soprattutto nei paesi a ridosso del vulcano. Ebbene, stanotte il 14° parossismo ha fatto ricadere la sua cenere in tanti comuni, anche quelli vicino al mare. Siamo venuti ad Aci Castello. Qui i boati questa notte hanno svegliato tantissime persone perché sono stati davvero fortissimi. Le persiane hanno cominciato a tremare e soprattutto è caduta tanta cenere, come possono mostrare le immagini. Cenere che crea difficoltà. I bambini si otturano, arriva nelle case, arriva nei balconi e la prima cosa che si deve fare è comunque spazzare via tutta questa cenere. Come ci raccontano i cittadini di Aci Castello, diversi i chili che sono stati raccolti, tante le strade piene di cenere, adesso è il momento della pulizia. Che disagi ha creato quella cenere caduta stanotte? Beh, al momento sono disagi che dobbiamo pulirla, più specialmente per questione di ordine pratico e poi dove scorre l'acqua. Perché tende a ammassarsi e quindi a non far più passare l'acqua, quindi problemi futuri. È arrivata anche da noi, ne arriva meno spesso, però è arrivata, e quindi già la moglie, andando al lavoro, mi ha dato la scopa e la ramazza, pulisci la scala. Già fatto, ora abbiamo fatto una passeggiatina. Quanto ce n'era raccolto? Saranno in 30-40 metri quadri 2-3 kg, quindi non ce n'è tantissima, però fastidiosa e rovina poi la casa, quindi bisogna spazzarla per non portarla dentro casa e poi graffiare i pavimenti. Stanotte è stato un po' un evento eccezionale trovare tutta questa cenere qui. Anche perché si sono sentiti anche molti boati stanotte, difatti le persiane vibravano, si muovevano, quindi anche abbastanza antipatica come cosa. Tanta cenere caduta nel fare lo sport, quanto può dare fastidio questa cenere? Ma ovviamente usando la mascherina penso poco e niente, il cappellino per evitare, diciamo al momento nessun fastidio particolare. È anomala vedere tutta questa cenere da Aci Castello? Sì, sì, infatti da Aci Castello ne abbiamo trovata sempre poca, invece oggi stiamo notando che è particolarmente abbondante. Che disagi crea? Gravi no, insomma, fino a quando in queste, diciamo, quantità non è un problema serio. I problemi sono seri quando veramente si alza uno strato molto alto, è difficile sgombrare le strade, è difficile sgombrare le terrazze, i tetti. È un problema legato alla nostra Etna. E sull'emergenza Etna è intervenuto anche il direttore del Dipartimento della Protezione Civile regionale, Salvatore Cocina.
La cenere continua a cadere e sta creando disagi notevoli a tutti i comuni coinvolti. È importante a tal proposito la scelta del governo Draghi di disporre la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale della Protezione Civile in supporto della Regione Siciliana per gli eccezionali eventi connessi proprio all'attività dell'Etna e per concorrere all'assistenza e al soccorso alla popolazione colpita dagli eventi. Il decreto dispone anche l'assegnazione di contributi per il concorso alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile mobilitate. E a giudicare da quello che sta accadendo, le risorse che verranno impegnate sono davvero ingenti, così come ci viene spiegato dal direttore generale della Protezione Civile regionale siciliana Salvo Cocina, che ha stimato una cifra iniziale di 10 milioni di euro. Tutti i comuni hanno impegnato spazzatrici, mezzi meccanici, camion per la raccolta della cenere e non ve ne sono più, quindi scatta l'intervento nazionale che si concretizza o in mezzi di spazzamento, che probabilmente arriverà qualcuno dalla Calabria e dall'ANAS, oppure in provvidenze economiche per fronteggiare questa crisi. Lo scenario è ancora in evoluzione, ma l'attività non accenna a diminuire, ecco. Non vi è segnale di una regressione dell'attività, quindi è obbligo e responsabilità, condizione appunto necessaria, quella di fare attenzione, di seguire gli eventi, di fare quanto possibile per essere pronti. Direttore, ad oggi quanti soldi sono stati spesi e quanti ne servirebbero? Perché poi noi stessi abbiamo fatto un giro per i paesi pedemontani e ci siamo resi conto di quanta cenere ancora ci sia. I soldi spesi siamo intorno a 2-3 milioni di euro, ecco, come lavori già fatti, ma tenga conto che c'è tanta cenere in giro, come lei ha visto. Stimiamo danni per da 3 a 5 volte, ecco, di oltre 10 milioni di euro sicuramente per la sola raccolta della cenere. E lì c'è il problema, diciamo, grosso, serio, dello smaltimento, del recupero. È materiale prezioso, questo. Sono ceneri che contengono elementi chimici importantissimi per l'agricoltura, ed è un peccato portarle in discarica, oltre che un costo notevole. Si parla di 140 euro a tonnellata, e quindi il materiale questo dovrebbe essere recuperato per o usarlo come ammendante agricolo oppure per le cave, per recupero di aree degradate, per sottofondi di strade, per inerti, ha migliaia di usi. E a breve affronteremo in modo ora più preciso il problema del destino di questa sabbia, che viene per il momento depositata temporaneamente in aree appositamente individuate dai comuni. Direttore, c'è stata anche tanta polemica sulla pericolosità della sabbia per quanto riguarda la salute dell'uomo. Più che altro sono queste polveri che si spezzano perché passa la macchina, perché passiamo noi camminando su queste polveri e quindi poi ci tocca respirarle. Sono stati altri studi, perché comunque il Presidente della Regione ha chiesto degli studi appositi. I frammenti di natura, di pezzatura grossa, non hanno alcuna pericolosità, sono assolutamente inerti, sono rilevanti ai fini della salute le particelle sottili, ecco, le cosiddette polveri sottili, perché inalate possono provocare diciamo disturbi alla pleura polmonare. Che cosa? È silicosi, perché contengono in gran parte silicio, e la silicosi quindi è uno dei rischi. Ma tenga conto appunto che si tratta però di un rischio che diventa serio quando ci fosse un'esposizione prolungata per mesi, e non siamo in questa condizione. Cioè, chiaramente però non fanno bene, quindi noi diciamo a tutti norme di comportamento severe, gli operatori che usano i mezzi meccanici, ecco, quelli che mettono in moto le polveri in aria, che usino le mascherine, ma anche la popolazione. Ci fermiamo, c'è una breve pausa, tra poco. I sindaci dei comuni, alcuni etnei tra i più colpiti dalla cenere vulcanica, hanno incontrato questa mattina a Palazzo dell'Ormani il presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè, accompagnati dal deputato e segretario regionale del PD Anthony Barbagallo. I sindaci hanno fatto presente che la situazione è aggravata non soltanto dalla caduta di cenere vulcanica, ma anche dagli elevati costi per il conferimento. Il PD ha presentato un emendamento alla finanziaria, ha sottolineato Barbagallo, che prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro da mettere a disposizione dei comuni etnei colpiti dalla pioggia di cenere lavica. Conferenza stampa questa mattina al comune di Ragusa per illustrare le novità relative al pagamento dei tributi locali.
Iniziative per venire incontro alle esigenze dei cittadini, soprattutto in questo periodo durante il quale la pandemia ha messo in ginocchio le attività economiche, sono quelle messe in campo dall'amministrazione di Ragusa. È il fisco amico, una serie di misure avviate in materia di tributi locali. Dopo l'incontro con le associazioni di categoria, il Comune di Ragusa ha adottato accorgimenti nei confronti dei contribuenti per mancato versamento di alcuni tributi locali. Nuove impostazioni dell'attività di accertamento per gli anni pregressi, modalità di rateizzazione dei debiti, implementazione dei servizi all'utenza con un'offerta multicanale. A descrivere nei dettagli le novità, illustrate questa mattina in conferenza stampa, l'assessore ai tributi Gianni Iacono. Ci sono in corso, ora arriveranno alcuni accertamenti per anni precedenti che non sono state pagate, e però rispetto agli altri anni noi mandiamo una lettera, un avviso prima, chiamiamolo avviso bonario, dove diciamo che c'è una situazione non pagata, hanno 45 giorni di tempo, diciamo come devono fare. E se chiaramente vedono la loro situazione, controllano la loro situazione, se dovesse essere appunto come il Comune sostiene, con questo avviso, non arrivando l'accertamento, non pagheranno la sanzione del 30% e pagheranno solo ed esclusivamente interessi con il 5%. Annunciate novità relative alla Tari. L'istanza era quella di poter beneficiare di un'ulteriore riduzione della Tari anche con riferimento al periodo 2020, provando ad estendere l'interpretazione di un articolo del regolamento Tari, l'articolo 51 in questo caso, che già prevedeva una riduzione del 50% in alcune situazioni, in alcuni fattispecie, cioè per esempio per le attività stagionali. Quello che è successo l'anno scorso è stata una forzata chiusura di queste attività, quindi a prescindere dal fatto che fossero stagionali o meno, comunque non hanno aperto. E quindi per tutte queste attività e per tutti coloro che hanno subito comunque conseguenze negative da quello che è successo, sarà possibile, attraverso un'interpretazione autentica di questo articolo del regolamento Tari, beneficiare di questa ulteriore riduzione. Un fatto molto importante che inciderà per parecchie migliaia di euro anche per alcune attività commerciali. Si è parlato anche di un bando destinato alle imprese a regia regionale. Che verrà bandito direttamente dal Comune di Ragusa, riguarda la possibilità di avere contributi in conto interessi, sono le risorse che derivano ancora ulteriormente dei fondi ex INSICEM, rispetto ai quali la settimana scorsa abbiamo chiuso l'accordo per poter rinnovare questo bando e per poterlo destinare ovviamente alle imprese. Allargheremo un po' il riferimento delle imprese, oltre che alla macroarea turistica in senso strettamente stabilito, ma ci allargheremo probabilmente anche ad altri settori che, pur non essendo stati sospesi, tuttavia hanno sofferto enormemente. Faccio un esempio per tutti: il settore agricoltura, il settore della zootecnia, al quale ovviamente è mancata la possibilità di conferire verso tutto quello che è il mondo dell'osteleria, del bar, ristoranti, tutta la ristorazione in genere, gli alberghi e così via, che ovviamente non hanno lavorato o l'hanno lavorato veramente in minimissima parte. Abbiamo adattato un sistema informatico che ci consente veramente in tempi ristrettissimi di istruire le istanze e liquidare. È davvero tutto con questo servizio, grazie per averci seguiti fin qui, a tutti voi ancora buona serata.